Buonasera a tutti, nuovo episodio di Top Gear. Buonasera a tutti. Lei è il nuovo Stig. Ci dica il suo nome. Sono Batman. Batman, ci chiedi più su di lei. Stiamo portando la mia cara Fiat, detta anche Punto, per pochi. È una macchina che fa il suo. Quanti cavalli ha? 200. Ma quante ruote motrici? 10. E quante ruote? Quante? Ruote? 6. È una macchina un po' particolare, l'apparenza, cioè, all'esterno non sembra, però. Cioè, lei cosa intende come ruota? Ruota intendo come un pezzo rotondo coperto di gomma che sulla strada dà il suo, permette alla macchina di essere stabile, di aspettate un attimo, di grazie. Ma è di caramba? Questa è la luce di caramba? Sono i caramba di... Volevo fare un saluto ai nostri amici carabinieri. Ai nostri amici carabinieri, in particolare a Bruno Montella. Che è un carabiniere, non ricordiamo. Grande uomo. Carabiniere. Carabiniere è morto. Però, però è morto per chi? Per lo Stato, per lo Stato e per la Repubblica, per la libertà, per l'Italia, il nostro grande paese. E poi, voglio fare un grande saluto a Francesco Novi. Non farmi piangere, non farmi piangere. Ma questo era Detto anche l'uomo della montagna. Eugenio, ora basta. No. Ieri è caduto. No, Eugenio. È morto. No. Ragazzi, è ancora. Volevo fare un ultimo saluto a Lelio D'Apunzio. Anche lui, no? Morto in macchina, in un grave incidente. 10 anni fa ormai. Insieme a Eric Russo. Sono 10 anni. Nella Stelvio. Quindi davvero. Grandi tantissime, veramente, grandi persone. Grandi persone, siamo tutti quanti bene. Allora, grazie. Va bene, Eugenio, ora parliamo di cose più importanti, ma c'è i neon? Cosa c'ha qui sulla radio? I neon? Cosa sono? Questo è un tocco di classe, questa è una radio per pochi. Per pochi, solo. Vedi, è la prima volta che la vedo. Solo per i veri numeri dell'appunto. Capisco, ma l'ha data la Fiat? No, questa l'ho presa, l'ho rubata. Ah, capisco. Quindi vabbè, è un vero italiano, quindi. Fatto, in realtà è stato un grande investimento questa, ha permesso. Ma ci dissociamo da qui, ci dissociamo da qui. Non ho capito. No! Chi ci abita lì? Finito la Top Gear.